La biblioteca di una persona ha sempre molto da raccontare. In tanti anni che faccio questo lavoro, e si tratta di accogliere, selezionare, valutare i libri che ci arrivano dalle case in cui lavorano le nostre squadre, ho ascoltato il racconto di tanti tipi di biblioteche, ma raramente ho incontrato una biblioteca così affascinante come quella che rappresenta il nucleo centrale dell'evento Librando che si aprirà il prossimo 2 ottobre nella nostra sede di Cambiago. Le biblioteche, dicevo, raccontano, e questa ci parla di una persona davvero straordinaria, uno studioso nel vero senso della parola, una persona che ha dedicato la vita intera allo studio. Non è una biblioteca specialistica, come ne abbiamo trovate tante nel corso di questi anni. Sugli scaffali di questa casa, e come mi sarebbe piaciuto vederli questi scaffali, ha trovato posto l'interesse appassionato per una varietà incredibile di temi, problemi, riflessioni e studi. Sappiamo che la persona che ha messo insieme negli anni questa biblioteca era uno psichiatra e psicoterapeuta. Da qui l'enorme massa di libri dedicati alla psicologia, da Freud fino ai più recenti studi, con ampi spazi dedicati anche all'antropologia. Ma un'altra grande passione sembra riempire la vita del nostro psichiatra, ed è la matematica, che insieme alla fisica mette insieme una biblioteca nella biblioteca, che riunisce testi super specialistici a saggi dedicati alla storia delle due discipline. Ed ecco che a tenere insieme queste due prospettive sull'umano, tra psiche e mente, non può mancare la filosofia, presente con centinaia di titoli, con uno spazio preponderante offerto alla filosofia della scienza e alla filosofia contemporanea in generale. A chiudere il cerchio la biologia, con un focus approfondito sulle teorie evoluzionistiche da Darwin in poi. Ma due aspetti soprattutto di questa incredibile biblioteca mi hanno colpito in modo particolare, perché raccontano molto di chi era il nostro studioso. Innanzitutto, i libri sono stati, almeno per il 90%, letti, studiati, approfonditi veramente. Può sembrare una banalità, ma quante biblioteche di libri da parata, di libri comprati ma mai letti, passano tra le mie mani. Questi libri invece portano le tracce di uno studio appassionato e soprattutto rispettoso. Non terribili sottolineature a penna, ma pochi leggeri tratti di matita, magari solo in 2 o 3 pagine su tutto il libro, qualche annotazione a margine, sempre con discreti e garbati caratteri. In moltissimi libri al frontespizio viene riportato un giudizio sintetico e competente sull'opera. Curioso poi che sempre siano segnalati, ancora al frontespizio, i minimi refusi di stampa, ma anche le correzioni agli errori di complicatissime formule matematiche. Una lettura più attenta di così. Ma quello che più mi affascina di questo grande studioso è il suo Ex Libris, presente su tutti i volumi. Il motto scelto è ignorare sempre di più. In mezzo ai saggi ho trovato anche un piccolo quadernetto con la sentenza di Goethe: il dubbio cresce con la conoscenza. Lo studio quindi come appassionato procedere in un infinito allargarsi di un orizzonte irraggiungibile. Mi sembra una grande lezione da parte di questo straordinario uomo di cultura. Ignorare sempre di più, unica strada verso la vera sapienza, perché come insegnava Socrate, il vero sapiente è chi sa di non sapere.